si intitola Soap Opera. Inizia il processo Leonarda Cianciulli in Pansardi, meglio nota come la saponificatrice di Correggio, raro esempio di pluriomicida seriale al femminile. La vicenda processuale durò qualche mese e ne fu coinvolto anche il figlio. Ecco la riassunta nei titoli di Reggio Democratica, quotidiano frontista e antifascista. 25 giugno. L'appartamento della Pansardi, un soggetto anormale. 30 giugno, il maleficio mi accompagnerà per tutta la vita colpendo il frutto del mio seno. 6 luglio, la gamba, la testa, le braccia, il busto, tutto nel calderone, poi nella stessa caldaia la saponificatrice fece un bagno profumato alla violetta. 10 luglio, la guerra ritarda il processo, ma nei 5 anni di carcere il giovane figlio della più grande criminale del secolo respinse decisamente ogni accusa. 14 luglio, la perizia psichiatrica del positivista professor Saporito. 21 luglio, non potevo concentrarmi sul paiolo che conteneva il sangue delle donne perché sentivo la minaccia del paese. 24 luglio, non ho fatto la marmellata col sangue. 28 luglio, in questa casa si dà carne umana ai porci. 30 luglio, esperimento al processo, diamole un vitello, ma la strega offesa rimbecca e vuole una cavia umana. 6 settembre, il figlio della Pansardi in libertà, la madre condannata a 30 anni.